Nella diagnostica delle patologie della mano, qual è il ruolo che viene ricoperto dall'elettromiografia? L'elettromiografia è un'indagine diagnostica importante in questi casi perché ci permette di individuare il sito di lesione e ci permette di fare un grading della gravità della lesione stessa e formulare una prognosi. È particolarmente importante soprattutto in previsioni di eventuali interventi chirurgici. Per esempio nella sindrome del tunnel carpale, se noi individuiamo una lesione in fase iniziale o una lesione prettamente demilenizzante, diciamo che possiamo procrastinare l'intervento provvedendo primariamente con della terapia riabilitativa o della terapia di tipo medico e solo successivamente a un controllo potremo eventualmente determinare se questa lesione è regredita o se invece sta progredendo. Insomma, ecco, quindi è importante prima dell'intervento effettuare un'elettromiografia. Una metodica diciamo non particolarmente dolorosa, sicuramente perché si utilizzano degli elettrodi di superficie, ma nelle forme particolarmente gravi, quando non è possibile rilevare una risposta con gli elettrodi di superficie, è necessario utilizzare degli aghi elettrodo che vanno poi ad avvicinarsi al nervo e un po' di fastidio lo danno. Ecco.